Buongiorno mondo, anche oggi siamo con Matteo e andiamo a fare un giretto in Valpopena Alta. Partiamo qui dal rio Popena, e questo è il ponte Valpopena Alta, da qui inizia il nostro sentiero. E anche oggi si va ultralight domani, ma non importa, guarda che giornata. C'è scritto che il sentiero è chiuso, proprio quello che dobbiamo fare noi. Vabbè, noi partiamo a Ponte Valpopena, vediamo un attimo qua se riusciamo ad andare avanti oppure dobbiamo cambiare idea. Lì lungo la strada c'è dove abbiamo lasciato la macchina. Il parcheggio è piccolo, potrà tenere penso 6-7 macchine, non molto, però vabbè, effettivamente qui c'è solamente questo sentiero da fare, quindi non credo ci sia il tutto esaurito. Questa roccia qui è una roccia carbonatica che si è formata per intrappolamento di sedimento fine di origine appunto carbonatica, un fango carbonatico nella mucillagine algale. Queste si chiamano stromatoliti e sono una delle tipiche rocce che definisce la Dolomia principale. Il sentiero probabilmente ha subito dei riarrangiamenti in seguito a frane, comunque ci sono degli omini di pietra e la traccia sembra comunque essere percorsa e per la maggior parte ricalca il tracciato originario del sentiero. È molto caldo, la salita davvero è su pietraia, come vedete ci sono gli omini di pietra, si vede bene, tanto si sa che comunque il sentiero ricalca grosso modo il fondovalle, però è tanto calda la questione qua, eh? Passa. Ci sono anche delle nuvole in evoluzione, vediamo se non ci liberano un po', ci rinfrescano, chissà, chissà. Con il sentiero che va su per la Valle delle Baracche, che è questa qua. Noi saliremo per di qui domani mattina per provare a fare la via normale del Cristallino. C'è qualcosa. Lungo buona parte della valle c'è una copertura telefonica abbastanza buona, però qua siamo arrivati all'intersezione con il sentiero che va su verso la Valle delle Baracche e non ho ricezione segnale, sarà perché sono proprio nel fondo della valle. Ma comunque qui il segnale non prende. Abbiamo sbagliato sentiero, saremmo andati fuori circa un 250 metri lungo il sentiero che sale verso il Popena, ma noi non volevamo andare là, volevamo andare verso il Corno d'Angolo e quindi ho sbagliato un attimo la storia. Siamo ritornati sui nostri passi, siamo di nuovo qui al bivio, il sentiero vero e proprio va su per di qua. E per di qua non va dove siamo andati noi.
circondato da bellissime cime in questa valle glaciale. Guardate che roba, guardate che bellissimo posto. Qui si vede l'inizio della traccia che porta alla via normale del Cristallino. E questo è anche tra l'altro un bellissimo posto per piantare la tenda, cioè notate il prato, quanto figo, non è? Per fortuna appena montato le tende in questo posto da sogno, chissà che smetta presto. Pensavo smettesse di piovere, ma qui invece sembra che stia convincendosi sempre di più che è ora di fare acqua. Ed è quasi fresco. Un po' di pioggia è andata via, è stato davvero fastidioso infilarsi in tenda già a quest'ora. Ora andiamo a fare un giretto qua sopra seguendo il sentiero CAI, mi pare 222. Dovremo arrivare ai ruderi del rifugio Popena e lì c'è molta più copertura telefonica perché qua in fondo valle è debole e intermittente, e in più speriamo di avere un po' di vista. Molto più bella questa valle col sole, eh? Uno sguardo a quello che faremo domani. E ora andiamo a guadagnarci la forcella. Volevamo salire anche su Corno d'Angolo, ma prossima volta. Siamo arrivati ai ruderi del rifugio Popena. Ci sono un sacco di pecore che sono in movimento. Abbiamo un culo assurdo. Si becca pure l'arcobaleno sulle marmarole, signori, cioè, oh, ma che roba! Olè? Le brutte sembrano aver lasciato spazio a un bellissimo tempo, guardate che roba! C'è ancora molta umidità qua in sospeso, ma niente male. Abbiamo lo chef Matteo che prepara un piatto davvero nutriente. Alla Bud Spencer. Io mi sono mangiato il riso basmati con le lenticchie e ora mi mangio dei noodle. Ci vuole del pane e del salsiccia. È andata via la pioggia, guardate che bello, un bellissimo tramonto. Stasera le stelle. Ho mangiato e tutto, il sole si è andato un po' a nascondere. Ora andiamo alla ricerca dell'acqua. Non è proprio qui l'acqua, non so come mai, ma giù c'è a fondo valle, qua in mezzo no, là in alto sembra esserci. Adesso saliamo un po', così troviamo acqua per lavare i denti anche per domani mattina. Qui l'acqua viene fuori abbondante e lì già sparisce nel reticolo sotterraneo. Noi siamo dovuti partire da lì in fondo dove abbiamo le tende e c'è tanta strada. Tutto questo perché queste rocce sono molto fratturate, va tutto quanto a finire sotto e quindi la storia è che dobbiamo camminare. Bisogna camminare se si viene qua in cerca di acqua. Che bello questa. Questa è un'altra delle cose caratteristiche della Dolomia principale. Questi sono i megalodon, sono dei bivalvi. Guardate sia del fantasmino, sia questa è una sezione tagliata a metà. Questi qui sono i fantasmi che rimangono dalla presenza della conchiglia e praticamente questa è l'altra tipica forma, diciamo, che si può chiamare impropriamente così, della Dolomia principale. Sì,
Sì. Siamo lavati e guardiamo le bellissime luci del tramonto e abbiamo riempito la borraccia. Direi che possiamo tornare alle tende. Buonanotte. È arrivato il momento di andare a dormire. Ci sono 11 gradi 8, non tira praticamente vento e siamo nella tenda monoposto, che non è proprio tutto sto spazio, ma va bene.